Partita fatta con il cuore, con tanto sacrificio, con tante belle giocate. Tatticamente ci siamo messi anche bene, lavorando moltissimo sui loro esterni, perché la loro forza passa da lì. Abbiamo vinto una partita strameritata. Adesso dobbiamo pensare alla prossima. No, loro avevano tanta verve, tanta velocità sulle gambe, hanno lavorato molto ad un tocco. Portando sempre uno dei tre centrali sull'esterno, è normale che si può andare in difficoltà, anche se sapevamo questo. Abbiamo preso le misure, abbiamo accorciato con i centrocampisti, con gli esterni e tutto si è messo a posto. E poi quando si ripartiva, quando si costruiva bene, attaccando la profondità con movimenti uno di incontro e uno sul corto e uno sul lungo. E li abbiamo messi in difficoltà. Però non era facile, ecco, ci è voluto un Brescia da 8 in pagella per poter superare questo. Latina non è una piccola, Latina ha fatto una squadra per arrivare ai playoff e si trova lì in classifica, ma non è una piccola. Il problema è questo, va a giocare fuori casa, molti giocatori non abituati, però dobbiamo crescere anche da questo punto di vista, dobbiamo essere molto bravi a superare questo timore che ogni tanto abbiamo e ci stiamo lavorando. Sì, sono contento, è una partita importante. Siamo contentissimi di aver vinto il Toro in classifica e vogliamo dedicare questa vittoria al presidente Corioni, che io e molti di noi quest'anno non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, però ci hanno parlato benissimo e quindi la vittoria è per lui. Sì, li abbiamo studiati, diciamo che in Italia ci sono milioni di allenatori, pochi lo fanno bene, noi fortunatamente ne abbiamo uno che lo fa benissimo. Sul proprio mestiere come Boscaglia abbiamo preparato molto bene la partita e sfruttando le loro debolezze le abbiamo sfruttate perché abbiamo fatto gol da tiro da fuori e sempre prendendoli alle spalle perché loro sono una squadra abituata ad attaccare in avanti. La mia palla sul primo gol di Mazzitelli con la loro difesa che sale è alla cieca probabilmente, è una palla che il mister mi ha chiesto che abbiamo studiato e non è una palla casuale. La salvezza l'abbiamo raggiunta e nella nostra testa probabilmente l'abbiamo raggiunta da un po' e adesso dobbiamo andare in campo ancora più spensierati perché noi siamo stati chiamati dalla società per salvarci, ci siamo riusciti, ma ora guardiamo un po' più in alto.